Buongiorno amici, sono le 4 della mattina di giovedì 20 settembre e sto facendo il giro a controllare un po' le luci e le gomme di Apollo. È un giro, è un controllo in generale, è il pre-trip. Solitamente noi come azienda ci focalizziamo di più sul post-trip, quindi è giusto un giro veloce del camion per vedere se sono cambiate le condizioni da ieri sera, se c'è qualche perdita dal motore. Però diciamo è una cosa molto veloce. Come vi dicevo, io intanto guardo se funzionano le luci. Come vi dicevo, devo andare 130 miglia a nord da dove sono adesso. Adesso sono ancora a Macon, dove ho consegnato ieri. Devo andare a Gainesville, che è a nord-est di Atlanta. Dopodiché dovrei andare in Texas, dove ho una consegna a Houston e dopo vado. Ho la seconda consegna a Conroe, che è un'ora e mezza a nord di Houston, forse anche meno. Il problema è che probabilmente non ho le ore necessarie per fare tutto questo giro, quindi più tardi, dopo le 7, dopo che ho caricato il mio drive manager, sarà in ufficio, lo chiamerò e vediamo se posso consegnare sabato oppure se sarà necessario un repower. E quindi qualcun altro porterà a termine il mio carico e io andrò da qualche altra parte perché oggi ho 11 ore di guida, ma domani ne ho solo 5, 6, sì, 5 e mezzo, perché vi spiegherò come si fa a lavorare in recap, ma però domani acquisisco solo 5 ore, quindi non ho il tempo necessario per coprire. In totale, da quando parto adesso all'ultima consegna sono 1.1005 miglia, quindi non ho il tempo necessario per fare tutto questo giro qua. Niente, sentiamo dopo lì è il mio drive manager, che però cambierò presto perché mi sta solo accompagnando nelle prime 3 settimane e vediamo cosa mi dice. Intanto io ho finito il giro di Apollo. Apollo si sta comportando bene, l'aria condizionata va a tratti, fortunatamente stanotte è funzionata perché qui era molto caldo vicino ad Atlanta. E niente, adesso parto e ci si vede più tardi. Eccomi qua alle 7:45, ho dovuto cambiare rimorchio e ho trovato già il carico così, quindi per 2/3 tarpato. Devo solo mettere la tarp in mezzo e mettere i bungee qua. E dopo ho finito. Il problema adesso è portare il tarp nero sopra lì in mezzo. Userò la scaletta che c'ho là, vediamo quello che si può fare. Comunque sempre meglio che niente. A dopo vado, così parto. Ora questo è il lavoro finito, ho aggiunto quella nera come potete vedere e sono pronto a partire. Ho già mandato tutti i messaggi alla base, sto aspettando risposta da lì. Gli ho chiesto che comunque potrei consegnare lunedì mattina, visto che loro ricevono solo la mattina e il venerdì e il sabato mattina sono chiusi, quindi posso risettare il mio orologio nel weekend a Houston, così vedo anche i miei amichetti. Ovviamente non gli ho detto che vedrò anche i miei amichetti se posso stare a Houston nel weekend. Ne coglierò l'occasione per spiegarvi il mio orario di lavoro, in cui domani ho 6-7 ore di lavoro da fare, quindi avrò tempo per farvi il video e vi spiegherò, visto che c'è proprio un esempio che cade a pennello. Io vado a lavorare. Ciao ragazzi. Aiutatemi, mi sta mangiando. Aia. Questo è quello che si trova nelle truck stop in America, a testa di alligatore. E cosa? Vabbè, eccolo là. 35 dollari. La testa dell'alligatore, perché la mettiamo a posto. Ahia, fa male però, eh. Ah. Sono quelli piccolini, facciamo un altro. Piccolino. Qua ci sono. Ah, guarda qua. Quanti? Si costeranno di meno, no? Non c'è il prezzo, però l'occhio dell'alligatore. Penso che questi qua sono quelli d'allevamento che si mangiano. Ah, ce n'è anche di qua, c'è proprio tutta una struttura di alligatore. Viva l'alligatore!
Altra cosa interessante che si trova nelle gas station è la carne essiccata, carne essiccata. Vediamo qua. Real beef jerky. Costa $25. $25 questa, $43 questa qua più grande. Poi ci sono le salsicette. Queste cosa sono? Ah, una bella salsicetta super piccante, firecracker. E qua poi sono quelle mega giganti. E qua tutta carne, tutte proteine, tutti tipi di carne. Qua ci sono le strisce, carne essiccata. Io l'avevo mangiata, l'avevo assaggiata in Africa. Qua ci sono i bei bustoni, i pezzettoni col pepper, $14. Interessante, una bella bisteccazza. Eccomi qua, tornato dalla gita alla gas station, mi sono fatto una bellissima doccia rinfrescante, sono sveglio dalle 3:30 della mattina, sono a mobile, Alabama, quindi sono ritornato in Central Time, 7 ore differenti rispetto all'Italia, quindi sono le 6 di sera, che erano le 7, quindi sono sveglio dalle 3:30 di stamattina, sono le 7 di sera, col fuso orario di ieri. Non sono stanco, anche oggi ero proprio in forma, alla grande. Scusate se uso la cuffia, ma fa caldo qua, ho l'aria condizionata a manetta, se no non si sentirebbe bene. Dicevo, non sono stanco, ero in forma, ho guidato 2 ore e mezza dallo stop di ieri per andare a caricare a Gainesville, in nord-est di Atlanta. Ho guidato poi fino qui a sud dell'Alabama, dove prenderò l'I-10 per andare verso Houston domani, e ho guidato 513 miglia, quindi me ne rimangono 470. Se riesco arrivo domani a Houston e sono 470 miglia arrivare allo stop della gas station dove devo consegnare. Non riesco a consegnare domani perché ovviamente per i miei errori di inesperienza mi sono perso alla base militare, mi ero perso a andare a caricare il carico che ho portato a Macon, e poi sono ancora un po' lento a mettere in sicurezza i carichi, così comunque 10 minuti di qua, mezz'ora di qua, un'ora di là, in una settimana sono ore e ore e ore, io perdo un po' di tempo, però è il prezzo da pagare per imparare, no, questo lavoro. Poi si migliorerà, però guardiamo la cosa positiva: domani non riesco a consegnare, quindi devo consegnare lunedì. Faccio il weekend a Houston con i miei amici. Houston è la seconda casa per me, quindi sì, è vero che non guiderò il weekend, però almeno mi riposo, sto con gli amici, mangerò bene e ci sarà da divertirsi. Dopodiché lunedì mattina vado a scaricare, però ovviamente problema, perché l'azienda che doveva ricevermi domani lunedì non ha posto, perché riceve solo il suo appuntamento. E quindi il mio DM mi ha detto: ah, vai là, presentati, aprono alle 7, io andrò alle 6:30, così magari, essendo il primo, mi scaricano, tanto hanno 10 minuti di lavoro da fare. E poi dovrei andare al secondo punto di scarico, che è a 1:30 a nord di Houston, e poi non lo so, comunque in teoria venerdì, giovedì sera, venerdì della settimana prossima mattinata dovrei essere a casa per il mio riposo. E quindi a Houston, ogni volta che andiamo a Houston c'è un problema, questa volta il problema però si è trasformato in una cosa positiva, così potrò riposare. Intanto c'ho una grossa novità. Garrett, il signore, perché l'ho conosciuto tramite Facebook, stiamo chattando, che è della Pennsylvania ma vive in Arkansas, ha una cinquantina d'anni, che è colui che ha suggerito il nome Apollo, sta facendo, è praticamente quasi finita la patch. Praticamente a Houston e a Cape Canaveral c'è un hangar dedicato alle missioni di Apollo, dove ci sono tutti Apollo 1, 2, 3 fino all'ultimo,
dove ci sono tutti gli astronauti, dove ci sono tutte le patch e ogni patch ha il suo simbolo per ogni missione. E Garrett, thank you, thank you, thank you again, perché l'ha fatta anche per il mio Apollo. Quindi prossimamente, lunedì ha detto che dovrebbe finire, quindi la settimana prossima probabilmente vi farò vedere la patch che uscirò, che userò per fare le mie magliette, magari anche il cappellino. E quindi sono contento perché è veramente una figata. So Garrett, thank you very much for your support. I don't know what can I do or what can I say to thank you. And I think the people will like your patch. I love it. I think also the guys, the followers, they will love the patch you did for me. Thank you. Anyway, torniamo in italiano. Il mio inglese è molto, però lo capiscono. Poi con questo accento italiano fa figo, no? E mi aiutano sempre quando chiedo le cose, anche qua. Così, ma dove vieni? Dall'Italia? Dall'Italia, un camionista dall'Italia. Aspetta che ti aiuto, aspetta che ti faccio questo, ti serve qualche cosa. Quindi userò questa scusa anche lunedì per farmi scaricare. Ah, vengo dall'Italia, dai, così. Mi è già riuscito una volta quando ero con Albert, siamo riusciti a scaricare un giorno prima, lui non voleva andare dal magazziniere a chiedere se ci scaricava, io sono andato e gli ho detto guarda, se lo vuoi, dai, ti ho fatto un favore, sono venuto anche un giorno prima, se vuoi me ne vado. No, grazie, e ce l'ha scaricato. Quindi vediamo questo weekend a Houston cosa ci porterà. Ci porterà qualche filmato, e come vi ho promesso vi farò anche il filmato sull'orario di lavoro, perché c'è proprio l'esempio bello da fare che cade a pennello. E niente, adesso mi preparo qualcosa da mangiare, la doccia l'ho già fatta, mi guarderò un po' di televisione, 32 pollici LCD, LED. E niente, da mobile, scavolini da mobile, è tutto, passo e chiudo, buonanotte.